Buonasera a tutti, autorità, amici relatori, cittadini presenti in sala. Sono veramente onorato di accogliere e di portare il saluto dell'amministrazione comunale di Soveria Mannelli all'illustrissimo professor Salvatore Settis, nostro insigne conterraneo, perché è nato a Rosarno. Insieme ai saluti voglio esprimere i sensi della più sincera gratitudine da parte mia e della città per avere egli con la sua pregevole presenza impreziosito questa serata a Soveria Mannelli. L'occasione, come sapete, è la 20ª edizione del premio Calabria Ambiente, istituito in questa città con la lungimiranza dell'allora sindaco Mario Caligiuri e l'entusiasmo del nostro pregevolissimo Francesco Bevilacqua. Il premio sarà quindi assegnato quest'anno al professor Salvatore Settis, insigne archeologo e storico dell'arte, già direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, e la motivazione è semplicemente emblematica, per aver egli dimostrato che la cultura salverà il mondo. Un grazie a Florinda e a Mario che si sono occupati dell'assegnazione quanto mai opportuna di questo riconoscimento al professor Salvatore Settis. Egli è un uomo senza dubbio avanti per quello che pensa, per quello che ha scritto, per quello che ha fatto, per quello che sta facendo per difendere il nostro grande patrimonio artistico, culturale e ambientale. In passato il riconoscimento a Soveria è stato assegnato a naturalisti come Fulco Pratesi, Franco Tassi, Mario Tozzi, Giuseppe Paolillo, ad archeologi come Andrea Carandini, a giornalisti come Grazia Francescato, Andreina Panni, Salvatore Giannella, Maria Pia Talarico, Salvatore Sant'Agata, Oloferne Carpino, a uomini di cultura come Maurizio Barracco, Mirella Stampa Barracco, Tonino Perna, Giancarlo Brigantini, a testate giornalistiche come Airone e Meridiani e ancora istituzioni e a tutori dell'ordine. Io finisco perché cedo la parola ai relatori. Voglio finire con una frase che ho letto da un'intervista da parte di Bruno Giurato, un giornalista, al nostro professore Salvatore Settis, che risponde: la realtà è costruzione del futuro nel presente usando ingredienti che vengono dal passato. Ha detto il professore Settis: se ignoriamo questo siamo culturalmente morti. Il professor Settis è tuttora presidente del Consiglio Scientifico del Louvre e riconosciuta autorità internazionale nel campo non solo dell'archeologia, non solo della storia dell'arte, ma soprattutto, è quello che a me piace di più, delle scienze umane. Vi ringrazio. Questo premio, come giustamente ha spiegato il sindaco, vuole essere un premio prima di tutto a delle personalità che fanno del loro impegno quasi come facevano un tempo gli umanisti a 360 gradi, occuparsi dei territori, dei luoghi, dell'ambiente, della cultura, significa occuparsi poi del nostro presente e del nostro futuro. Salvatore Settis, anche questo l'ha detto il sindaco, non è solo un grande studioso, un grande storico dell'arte, un grande archeologo, ma è una di quelle personalità che non chiudono il proprio impegno, il proprio sapere all'interno dei propri confini disciplinari e metodologici, ma è una di quelle personalità che ha a cuore in senso ampio le sorti di un paese come l'Italia, che molto spesso si è trovato a dover difendere in quelle che sono il suo patrimonio più importante, perché il professor Settis non si occupa solo di arte e di archeologia, ma si occupa di paesaggio, si occupa di patrimonio, ma si occupa anche di costituzione, del rapporto modernità-sviluppo, del rapporto dell'uomo con l'ambiente, sempre avendo come punto di riferimento il bene comune, i beni civici, le regole, che sono sempre un po' la stella polare del suo impegno anche da intellettuale. Il premio Calabria Ambiente è, secondo me, particolarmente significativo che venga attribuito a Salvatore Settis, perché la Calabria è una di quelle regioni che ha un grande patrimonio, ma anche una di quelle regioni che ha un grande bisogno di
di sviluppo. E Salvatore Settis è una di quelle personalità che ha provato anche a infrangere le tante mitologie e i tanti estremismi che chi per esempio si occupa del rapporto sviluppo-ambiente molto spesso si trova a professare. Da una parte abbiamo chi professa la mitologia dell'intoccabilità del paesaggio, dall'altra parte abbiamo la mitologia di chi vuole lo sviluppo a tutti i costi. Salvatore Settis è sempre stato una delle voci che si sono alzate alte per raccomandare, per dimostrare strade inesplorate di come questi due valori altrettanto importanti, ripeto, anche per una regione come la Calabria, soprattutto per una regione come la Calabria, debbano essere conciliati. E quindi credo che sia anche importante sentire stasera il suo punto di vista su questi temi, così come credo che non sia un caso che per il secondo anno consecutivo il Calabria Ambiente viene assegnato a un archeologo, proprio perché appunto il rapporto tra il nostro passato e il nostro presente, quindi protegge il nostro patrimonio, ma anche il nostro futuro, quindi lo sviluppo, debba essere tenuto insieme. Credo che Salvatore Settis sia una di quelle voci che in maniera più innovativa e in maniera sempre originale può darci un contributo anche su questo. Quindi grazie a Salvatore Settis per essere qui con noi e grazie ovviamente a tutti voi che siete venuti ad ascoltarci. Non avete sfidato il freddo polare calabrese, l'effimero freddo polare calabrese, perché qui da noi il freddo dura poco, poi subito esce il sole, la neve cede il posto alla pioggia, all'acqua, al vento, alle fronde meravigliose di questi alberi ancora, come ha visto, con i colori dell'autunno. Io per me è difficile parlare qui stasera, perché per anni mi sono nutrito delle cose scritte dal professore Settis, adesso mi tocca dire qualcosa prima. Intanto devo spiegare a chi non sa che cosa è il premio Calabria Ambiente, che questo non è un premio. L'abbiamo chiamato premio per ragioni comunicative, per far capire subito di che cosa si tratta. È un semplice riconoscimento, è un desiderio di esprimere gratitudine verso alcune persone che da 20 anni a questa parte, perché 20 anni fa è nato il premio, vero Mario? Tu sei il custode della memoria della 20ª edizione, sì, poi ci sono state delle interruzioni, come ami dire, anche delle non assegnazioni, è vero. È un riconoscimento di gratitudine verso persone che hanno fatto tanto per il patrimonio ambientale e culturale quando nacque, più di 20 anni fa a questo punto, perché nel 1991, l'idea era questa: c'era da un lato un'associazione ambientalista, il WWF, di cui ero presidente regionale. All'epoca eravamo in pochi a occuparci di tutela dei beni culturali e ambientali in Calabria. Dall'altra c'era un'amministrazione guidata da Mario Caligiuri, con la quale facemmo le prime battaglie, no, per cercare di restituire al paesaggio, all'ambiente, all'ecologia, ai beni culturali in Calabria quella dignità che avevano perduto. E allora decidemmo di, tra le altre cose, di assegnare questo riconoscimento annuale, che era un riconoscimento, come le ho spiegato privatamente, da un lato a persone che avevano dato, come lei, tanto a livello nazionale e internazionale, se riuscivamo a farle venire fin qua giù, dall'altro anche a persone, premiammo singoli cittadini, ricordo che premiamo un signore di Rossano, si chiamava De Rosis mi pare, che aveva salvato due querce monumentali, due querce castagnare a Rossano, che poi sono entrate nel catalogo degli alberi monumentali d'Italia che il Ministero dell'Agricoltura pubblicò, invece di tagliarle.
invece di tagliarle, questo signore aveva addirittura a sue spese fatto venire dal nord Italia un botanico, un esperto di ingegneria botanica, per capire come quelle querce potevano essere, potevano sopravvivere, perché avevano già oltre 600 anni di vita. E quindi noi lo premiamo, come abbiamo premiato tanti altri, anche sindaci coraggiosi, che avevano fatto scelte di campo assolutamente contrastanti con quello che era l'andazzo. Poi il WWF, che era un po' più, aveva meno paura di beccarsi una denuncia penale, dava a Latere un premio che noi chiamammo premio Attila. E anche questo è andato sia a imprenditori, ad amministratori pubblici che invece avevano fatto sconquassi nell'ambiente. Quindi questo è il premio Calabria Ambiente. Vogliamo assolutamente essere esclusi dal novero della premiologia calabra. Non c'entriamo proprio nulla con la premiologia calabra. Quindi questa era la prima cosa che volevo dire, e l'ho già detta al professore e la volevo comunicare a quelli che magari non sanno questo. Ed è per questo che siamo particolarmente grati a lei per essere venuto qui, perché il professore Settis, avendo incarichi prestigiosi a livello mondiale, dall'America all'Europa eccetera, non è che abbia molto tempo da dedicare a queste trasferte. E quindi il fatto che lui sia venuto qui da noi ci rende orgogliosi, ma nello stesso tempo ci preoccupa, perché non dobbiamo fare cattive figure col professore. Io gli ho fatto vedere quel po' di bello che siamo riusciti a vedere salendo da Lamezia a qui, gliel'ho mostrato puntualmente, gli ho fatto fare anche una visita crepuscolare in un posto particolare che ero sicuro gli sarebbe piaciuto, e l'ho anche rassicurato sul fatto, ne avevamo parlato in occasione dell'altra venuta del professore a Lamezia, che in Calabria accanto all'ombra c'è anche un po' di luce. E oggi lei ha visto degli esempi di questa luce, qualcuno gliel'ho raccontato, qualcuno lo ha anche provato, perché il professore, gli ho fatto provare il pane che si produce al Mulinum di San Floro con i grani calabresi, gli ho spiegato l'avventura di questi ragazzi che hanno contrastato la costruzione di una discarica a San Floro, e che poi però si sono detti: ma che cosa vogliamo fare in senso propositivo dopo aver fatto l'opposizione? E ho raccontato al professore come in pochi anni hanno creato gli orti di famiglia, poi hanno creato il mulino, hanno creato la ricostruzione del paesaggio agrario, dell'antico paesaggio agrario calabrese, quello del grano, il paesaggio del grano, e come addirittura un sindaco di una grande città, Milano, ha chiesto a questi ragazzi, adesso sono pure io socio di questa, con una piccola quota di questa società che si occupa di queste cose, di portare il grano calabrese e piantarlo negli spazi vuoti al centro di Milano, per mostrare ai milanesi, ai bambini milanesi, come era il paesaggio della pianura padana, come era il paesaggio dell'italiano prima che si costruissero le grandi megalopoli e si cementificasse una gran parte del suolo italiano. L'Italia in Europa, ma credo nel mondo, è una tra le prime, forse lei ha i dati più chiari di quanto ce l'abbia io in testa, ma siccome qualche giorno fa abbiamo fatto un'iniziativa a Lamezia, c'erano anche degli urbanisti che venivano da tutta Italia, come consumatori di suolo, come trasformatori di suolo da suolo agricolo a suolo urbanizzato, l'Italia è tra le prime nazioni d'Europa, cioè abbiamo dilapidato un patrimonio di suolo sottraendolo al paesaggio, sottraendolo all'agricoltura eccetera, costruendoci sopra strade, opere pubbliche, case, fabbricati, interi quartieri, bidonville, qualunque cosa, col risultato che in Italia abbiamo il più grande numero di case vuote d'Europa.
Cioè abbiamo sacrificato il nostro territorio per avere come risultato il numero più elevato di vani sfitti disabitati d'Europa. Ecco, questo ci è rimasto del disastro che abbiamo combinato. E quindi, dicevo, ringrazio il professore. Allora, vado rapidamente alla conclusione, perché poi ci sarà Mario e poi, naturalmente, quello che vogliamo sentire stasera è il professore Settis. Quando ho pensato che cosa devo dire io prima del professore Settis, sono stato un paio di giorni nel pallone perché non mi veniva nulla di sensato da dire. Se io avevo imparato da lui, che dovevo dire? Allora, innanzitutto è capitata una cosa strana. Ho ricevuto una lettera sono andato a trovare una mia vecchia amica nella vostra zona, ma molto vecchia, molto anziana. Ero solo. E allora, quindi non sono proprio, non ho rischiato che qualcuno mi prendesse per pazzo perché ero solo, adesso però devo rischiare. Questa vecchia amica mi ha consegnato una lettera per il professore Settis che leggerò di qui a poco e questo sarà il mio intervento, poi finirò. Però voglio raccontarvi la curiosa coincidenza. Però vi devo svelare che c'è scritto nella lettera, quindi no. Allora la coincidenza la capirete dopo. Vorrei soltanto invitarvi a leggere tra le tante opere, io ho portato qui alcune, diciamo, emblematiche. Questa è quella Paesaggio, Costituzione, Cemento, edita da Einaudi qualche anno fa, che non solo ci spiega come... che cos'è il paesaggio, giustamente Florindo lo spiegava prima, ma ci spiega anche come l'Italia ha avuto tra le prime nazioni al mondo uno strumento nella Costituzione, cioè l'articolo 9, tra i principi fondamentali della Costituzione. C'è un'esegesi sulla storia di questo articolo 9 che il professore è andato a ricostruire più che da storico dell'arte, da giurista e da politico e da, non so come dire, è andato a ricostruire meglio di... C'è un altro libro sulla Costituzione che qualcuno ha detto è stato scritto meglio del professore Settis che non quelli scritti dai politologi o dai giuristi. Ecco, questo è un libro che ci spiega la genesi di quell'articolo, dell'articolo 9, che mette insieme la natura e la cultura significativamente, e il professore ci spiega chi scrisse e difese fino all'ultimo l'articolo. Due persone straordinarie, un letterato, Concetto Marchesi, e un politico come mai più ne abbiamo avuto, Aldo Moro, un politico giurista, Aldo Moro, che scrissero quell'articolo e lo difesero perché per conservare l'originaria forma di quell'articolo straordinaria. Cioè, sono volute battaglie perché lo volevano modificare durante l'iter alla Costituente di approvazione della Costituzione. E poi ci ha spiegato tante altre cose. Ci ha spiegato che in Calabria è nato Luigi Parpagliolo, che nessuno conosce, di Palmi, che è stato tra i promotori della tutela, delle prime leggi di tutela del paesaggio in Italia, la legge di Benedetto Croce, mi pare, e poi quella di Bottai, no? Durante il fascismo. Ecco, questo per dire questo libro. Poi, vabbè, l'ultimo libro di successo del professore, Architettura e Democrazia, che abbiamo presentato alla Lamezia, che è estremamente interessante perché ci dice, in sostanza, una cosa molto bella, che noi dobbiamo passare quando ci approcciamo, no, alla modificazione del paesaggio, da un atteggiamento estetico, puramente estetico, ad un atteggiamento etico. Cioè ci dobbiamo chiedere quella trasformazione a che cosa serve, se può essere benefica per i cittadini, per la gente. E invece, concludo prima di leggere la lettera, volevo consigliarvi la lettura di questo libricino,
che io ho comprato contestualmente ad Architettura e Democrazia. Cieli d'Europa, cultura, creatività, uguaglianza. Ma qual è il nesso tra queste tre paroline apparentemente sconnesse? Cultura, creatività, uguaglianza. Il nesso c'è ed è spiegato in questo libro. La cosa curiosa è che prima io ho ricevuto questa lettera, dopo ho letto questo, perché l'avevo comprato contestualmente a questo in occasione della venuta del professore, ma non l'avevo ancora letto. Dopo aver ricevuto la lettera ho detto, vabbè, voglio leggere quel libro che non ho letto, il professore, lo voglio leggere adesso, prima che il professore venga. E mi sono accorto che il fulcro di questo libro è la stessa metafora che veniva fuori, che viene fuori da questa lettera che mi era arrivata qualche giorno prima. Una coincidenza straordinaria, perché questa lettera si intitola Lettera di una rovina al professor Settis. Questo libro parla dell'importanza simbolica, concettuale e reale delle rovine. Non sto scherzando, cioè prima ho ricevuto questa lettera, Lettera di una rovina al professor Settis, poi ho letto il libro e guarda caso parla delle rovine. Allora, concludo cercando di leggerla nel modo più consono possibile. Mi puoi mettere quella foto, per favore? Possiamo abbassare un po' le luci, così la vediamo meglio la foto? Più ne chiudete meglio è. Allora, la conoscete tutti. Lettera di una rovina al professor Settis. Caro Salvatore, mi scuserai se ti do del tu, ma ho 1000 anni di vita e per me sei come un figlio. Ti ho atteso tanto. Finalmente sei tornato. Sì, lo so che non eri mai venuto qui in questo luogo preciso. So però che sei stato al capezzale di tante mie sorelle, le altre rovine del mondo. Vedi, sono stata costruita quando le cose erano fatte per durare, non per scadere, passare di moda, crollare. E sono ancora qui, nella valle del Corace, dove il corvo, Corax, gracchia incessantemente, taglia il cielo con la sua sagoma scura come la lancia di un guerriero. Tra i giovani figli di castagni ultracentenari, cerri, ontani, pioppi, abbattuti dalla protervia degli umani. Gli umani. Salvatore, gli umani creano, innovano, danno vita. Io stessa ne sono un esempio. Ma gli umani sono anche dispensatori di distruzione e di morte. Ferocia territoriale. Furore distruttivo. Iconoclastia culturale. Gli umani stessi definiscono in tanti modi curiosi questo loro istinto di morte, questa loro ossessione di cancellare il passato. Ci hanno provato anche con me, sai, e con tante altre rovine che, a differenza di me, oggi si trovano sepolte in una bara di cemento. Il cemento è lo strumento creativo in assoluto più amato dagli umani, e dagli umani italiani in particolare. Tu ne sai qualcosa, perché quella parolina, cemento, l'hai giustamente inserita nel titolo di un tuo famoso libro sul paesaggio italiano. Nel mio caso è diverso. Per secoli, pur non avendo sparso cemento su di me, gli umani mi hanno ricoperta di oblio. Io, l'abbazia di Corazzo, sono stata cancellata dalla memoria degli uomini, anche di quegli uomini che vivevano accanto a me. Pastori passavano, fino a qualche decina d'anni fa, per i pingui pascoli del Corace, osservando distratti i miei muri sberciati, soffocati dall'edera. Per loro ero un segno, il simbolo di qualcosa di grande e di antico su cui raccontare fiabe alla sera dinanzi al camino. Poi, scomparsi i pastori, scomparsi i boscaioli, scomparsi i contadini, i pellegrini, i viandanti, gli acquaioli, i mannisi, sono scomparsa anch'io, benché le mie rovine fossero ancora lì, ben visibili sui prati maridi di rugiada della valle. Eppure, fra i miei ambulacri, avevano trovato ricovero tanti umani, alcuni dei quali, proprio fra queste mura, concepirono meravigliose opere del pensiero. Rovine,
così ci chiamate nel vostro linguaggio, ma per molti siamo solo delle macerie. I due termini, come sai, non sono affatto sinonimi. Le macerie sono afone, non raccontano più nulla. Le rovine, invece, sono eloquenti, raccontano ancora storie a chi ha orecchie per raccontarle, per ascoltarle. Non sono storie inutili. Tu lo hai detto e scritto tante volte ai tuoi fratelli. Hai detto che dall'identità viene l'ideazione, che dal passato si produce il futuro, che la memoria suscita la creatività, che dalla decadenza e dalle rovine fiorisce la rinascita. Hai scritto che non può esserci estetica senza etica. Hai scritto che, tra virgolette, una città muore, a proposito di Venezia, anche quando gli abitanti perdono la memoria di sé e senza nemmeno accorgersene diventano stranieri a se stessi, nemici di se stessi. Ebbene, voglio ringraziarti, Salvatore, per quanto hai fatto per noi, per me e per tutte le altre rovine della terra. Perché se stiamo ancora qui, se siamo scampate all'oblio, se non siamo diventate macerie, lo dobbiamo anche a te. Anche a te dobbiamo il fatto che siamo eloquenti e che le nostre storie sono state tramandate. Almeno nella memoria, le rovine, anche grazie a te, sono salve per sempre. Sai, Salvatore, da qualche tempo accadono cose strane in questa piega tra i monti della Calabria. Degli umani diversi da tutti gli altri che ho conosciuto negli ultimi secoli girano qui intorno, osservano meravigliati, studiano, raccontano storie, mi accudiscono come si fa con un anziano genitore. E la cosa più curiosa, hanno imparato ad ascoltare la mia voce, la voce delle pietre. In certi momenti vengono tutti insieme e parlottano fra loro, applaudono, si scambiano libri, cibo, prodotti dell'artigianato. Altre volte vengono da soli a pregare. Alcuni poi arrivano da lontano, in lunghe file colorate, con zaini sulle spalle. Fanno anche degli strani fracassi con strumenti musicali e saltano come grilli impazziti per ore, sino a notte fonda. Sento che questi umani mi vogliono bene. E che fra queste mura, fra questi prati, essi diventano, anzi, tornano ad essere felici. Perché un tempo, quando si era poveri e la vita era dura, gli umani sorridevano di più. Ed erano capaci, molto più di ora, di sopportare con gratitudine la fatica, i disagi, le sofferenze. È come se questi umani alieni fossero tornati indietro nel tempo, avessero riscoperto valori antichi, quali la memoria, appunto, la convivialità, la solidarietà, l'operosità, la sobrietà, il senso di una comunità che non è fatta solo di persone, ma anche di montagne, acque, rocce, alberi, erba, fiori, animali e disegni, come me, di una cultura che desidera solo l'armonia e la bellezza. Non la faccio lunga, Salvatore. So che c'è gente lì che vuole festeggiarti e che tra loro vi sono alcuni di quegli umani alieni di cui ti ho appena parlato. Di loro, ti prego, qualche parola di conforto. Incoraggiarli a restare, a tornare sempre da me, da noi, dalle rovine che tu ami tanto e che loro hanno imparato ad amare attraverso te. Con gratitudine, l'Abbazia di Corazzo. Grazie. Prima di tutto un saluto al nostro ospite, il professore Settis, e un affettuoso saluto al nostro sindaco, a Leonardo Sirianni, a Florindo Rubettino, a Francesco Bevilacqua, che abbiamo appena ascoltato, e ovviamente a tutti voi. L'Italia è un paese che da decenni ignora il merito, pertanto un miracolo laico che Salvatore Settis sia stato direttore della Normale, uno degli archeologi e storici dell'arte italiani più noti nel mondo, uno degli intellettuali più autorevoli e stimati del nostro paese, che sia stata lanciata per lui una petizione per proporlo come Presidente della Repubblica Italiana.
È un grande onore averlo a Soveria Mannelli e assegnargli la 20ª edizione del Premio Calabria Ambiente, che è un premio, così come ha detto Francesco, non premio, ma che ha una sua storia, è una sua storia dignitosa. Soveria Mannelli è stata protagonista, in parte ancora grazie alle sue imprese economiche, di un piccolo miracolo laico. In una terra dove la mediocrità e il malaffare non sono certamente la maggioranza, però dettano la linea prevalente, quello che accade a Soveria Mannelli ha, in qualche modo, per alcune cause e circostanze molto strane, del particolare. Noi siamo il comune che ospita la videoinstallazione più grande d'Europa, l'ha realizzata Fabrizio Plessi. Siamo il comune che ha approvato per primo in Italia il bilancio telematico con i cittadini. Siamo il comune che ha aziende note a livello nazionale e internazionale, come la Rubettini Editore, come la Camillo Siriana Arredamenti, come il Lanificio Leo, tante altre imprese. Tanto che gli occupati nel settore privato sono maggiori che nel settore pubblico, ed è anche questa un'anomalia nel Mezzogiorno. Nel 91 abbiamo creato questo premio Calabria Ambiente, e il 91 è un anno particolare, lo stesso anno in cui nasce il web, e il premio Calabria Ambiente, creato grazie soprattutto a Francesco Bevilacqua, questo intellettuale straordinario, autore di libri di grande valore. Con Francesco Bevilacqua nell'86 avviammo la battaglia contro i sacchetti di plastica. Eravamo il secondo comune d'Italia dopo quello di Cadoneghe in provincia di Padova. Abbiamo promosso la raccolta differenziata tra i primi comuni del Mezzogiorno. Abbiamo trasformato una discarica in un parco che abbiamo fatto inaugurare all'ex ministro della Lega Pagliarini, che disse: se Soveria era in Padania, a quest'ora eravamo liberi. Così come siamo stati quelli che hanno attivato tra i primi in Italia una mensa biologica. Abbiamo piantato migliaia di alberi sulle nostre vie principali, Corso Garibaldi e Viale Rubettino. Abbiamo attivato piani del colore, abbiamo vincolato alberi secolari. Ci siamo battuti contro le paleoliche e ci siamo schierati contro la centrale a biomasse di Panettieri. Abbiamo vincolato il 50% del territorio comunale per l'istituendo Parco del Reventino. Abbiamo inviato una lettera all'allora Presidente del Consiglio utilizzando l'energia all'idrogeno e abbiamo trasformato il Palazzo Comunale, dato che Soveria è un comune giovane, ha poco più di 200 anni di vita, quindi dobbiamo costruire non solo il futuro ma anche il passato. Abbiamo realizzato nel Palazzo Comunale una galleria d'arte con opere di Mimmo Rotella, di Cesare Berlingeri, di Aldo Turchiaro, di Dolores Putò, che ha dipinto come nel Rinascimento, ha affrescato la sala consiliare. Quindi tutte queste iniziative che si inseriscono nell'ambito anche del premio Calabria Ambiente, che come ha ricordato benissimo il nostro sindaco Leonardo Sirianni, che ha voluto riprendere dopo 5 anni l'iniziativa del Calabria Ambiente, che era stato assegnato, come ci ha ricordato, a personaggi noti e meno noti, ma tutti significativi. E abbiamo assegnato con tale cura, caro professor Settis, questo premio, che alcune edizioni, come accade per il premio Nobel, non le abbiamo assegnate, perché non avevamo trovato qualcuno meritevole del riconoscimento. L'anno scorso è stata la volta di Andrea Carandini, e Andrea Carandini è rimasto, diciamo, stupito di quello che ha trovato in questa comunità, tanto che ha fatto sì che dei giornalisti della stampa si occupassero del nostro comune, e ci è stata dedicata una pagina intera del quotidiano torinese. Da questa è nata anche un'altra attenzione ancora maggiore da parte del New York Times, che ha considerato Soveria Mannelli un modello di sviluppo economico basato sulla cultura,
perché le aziende che noi abbiamo, la Rubettino che lei ha appena visitato, caro professore, la Camillo Ceriani Arredamenti che esporta arredi scolastici in tutto il mondo, il Lanificio Leo che è un punto di riferimento per l'arte, la cultura, il marketing, l'immagine del nostro paese, hanno fatto sì che Soveria Mannelli non sia un comune qualsiasi. Tutto sta cambiando, caro professore, in modo rapido e senza precedenti. La sua occasione a Soveria Mannelli per noi è una straordinaria opportunità per riflettere su dove possiamo andare come comunità, come paese, come modelli culturali nazionali. Il nostro, purtroppo, lo sappiamo, è un paese senza memoria, ma con il vizio dell'uso politico della storia e che ha bisogno di punti di riferimento culturali. Salvatore Settis, con il suo pensiero, ricopre per tanti di noi, questo delicato e indispensabile ruolo. L'importanza della cultura, la necessità della bellezza, lui la sottolinea costantemente con i suoi libri, con i suoi articoli, con le sue prese di posizione, come ci ha ricordato Francesco. Lui ci invita a riconoscere il valore della bellezza e mi auguro che tale indicazione venga presto inserita all'interno dello statuto del Consiglio Comunale di Soveria Mannelli. Dire che la cultura crei economia è come dire che in questo momento siamo a Soveria Mannelli, cioè una cosa ovvia. Nel 1983 un grande economista, John Kenneth Galbraith, scrive: l'Italia, partita da un dopoguerra disastroso, è diventata una delle principali potenze economiche. Per spiegare questo, nessuno può citare la superiorità della scienza e dell'ingegneria italiana, né la qualità dei dirigenti industriali, né tantomeno l'efficacia della gestione amministrativa. La ragione vera è che l'Italia ha incorporato nei suoi prodotti una componente essenziale di cultura e che città come Milano, Parma, Firenze, Siena, Venezia, Roma, Napoli e Palermo, pur avendo infrastrutture molto carenti, possono vantare nel loro standard di vita una maggiore quantità di bellezza. Molto più che l'indice economico del PIL, nel futuro il livello estetico diventerà sempre più decisivo per indicare il progresso della società. Salvatore Settis ha contribuito in modo determinante a promuovere la cultura, ponendola al centro del dibattito politico del nostro paese, invitando tutti noi a praticarla come una religione civile. Grazie, professor Settis. Io vorrei ringraziare le persone che hanno parlato prima, vorrei ringraziare il sindaco Leonardo Siriani, vorrei ringraziare Florindo Rubettino, poi Francesco Bevilacqua e Mario Caligiuri per le cose che hanno detto e tutti voi perché siete qui. Per me essere a Soveria oggi è un'occasione molto preziosa. Confesso che non c'ero mai stato, e questo mi dice qualcosa del mio rapporto con la Calabria, è un rapporto intermittente. Sono andato via troppo presto, quando avevo 18 anni, e da allora ho fatto più sforzi per conoscere altre parti del mondo che per conoscere la Calabria da cui venivo. Ma ogni volta che torno in Calabria, ogni volta che ho un'occasione di tornare, c'è questo, come posso dire, il potere magnetico della terra da cui vengo che mi attrae e mi incuriosisce. Mi incuriosisce e mi attrae anche se il rapporto è necessariamente ambiguo, perché le esperienze che di volta in volta ho non sono sempre positive, non sono neanche sempre negative. A volte quando vengo qui sento dolore quando vengo in Calabria, quando per esempio mi accorgo, come mi è successo in una visita di qualche anno fa, di statistiche sulla disoccupazione giovanile superiori al resto d'Italia, e naturalmente questo mi fa soffrire. A volte però mi capita, ed è il caso di quello che mi capita oggi, di venire in Calabria per vedere qualcosa invece di positivo, che mi dà invece una gioia. Oggi vedere la sede
di questa complessa realtà che non è solo una casa editrice, ma è anche una industria culturale del Rubettino, mi ha molto rallegrato. Non avevo idea, pur avendo assistito alla crescita, pur avendo assistito da lontano alla crescita della casa editrice Rubettino nel suo ruolo da locale a nazionale, cosa che in questi anni è stato sempre più evidente, non avevo ben capito come era strutturata e organizzata. La mia visita di oggi, anche se breve, mi ha fatto capire questo. Quindi mia gratitudine, ho detto queste poche cose più personali, e come cose personali mi fermo qui, perché il mio ringraziamento non sia generico, perché ogni volta che vengo in Calabria e vedo delle realtà positive mi rallegro ancora di più. In qualche modo sento anche un senso di colpa per essermene andato troppo presto, però sono anche contento di vedere che ci sono delle cose che marciano, ci sono delle cose che ripartono, ci sono delle forze che stanno crescendo, e mi rallegro in modo particolare quando queste forze vengono dalle generazioni più giovani. La guida di Rosarno, che mi è stata consegnata da una ragazza molto giovane che è qui poco fa e che ancora non ho letto, non ho potuto leggere, e mi ha particolarmente emozionato da questo punto di vista. E con ciò dovrei rispondere alla lettera che ho appena ricevuto da questa rovina millenaria che ho potuto visitare oggi. Piuttosto che rispondere direttamente a quella lettera, vorrei ringraziare Francesco Bevilacqua di averla raccolta, non so, a mezz'aria, da qualche parte, e di averla portata a tutti noi e di aver menzionato questo mio piccolissimo libro che si chiama Cieli d'Europa, con questo sottotitolo Cultura, Creatività, Uguaglianza, e vorrei prendere lo spunto da questa menzione di questo libro per dire due o tre cose che questo libro prova a raccontare. In questo libro io ho usato molto la metafora delle rovine e su questa vorrei ritornare presto, però non è l'unica metafora che ho usato, ne ho usate altre due e vorrei descriverle brevemente. Una è la nave straniera, l'altra è la peste. La nave straniera. Ho raccontato una storia che ho letto da qualche parte, che è la storia della nave che scopre l'Australia, quando l'Australia non si conosceva ancora l'esistenza di questa, la famosa spedizione del capitano Cook, che nel 1770 arriva vicino alle coste australiane, dove in una baia che si chiama oggi Botany Bay, Botany perché fu chiamata così perché ha delle grandi varietà botaniche, e in questa baia abitano naturalmente degli indigeni, come noi li chiamiamo, con una superiorità europea della quale non ci accorgiamo quando usiamo parole come indigeni, aborigeni, eccetera. Insomma, ci sono delle persone del luogo che abitano lì da generazioni, da secoli, da millenni, vedono questa cosa stranissima, questo enorme oggetto sul mare, la guardano da lontano e tornano alle loro normali occupazioni. Non sanno che cos'è. È una cosa che non hanno mai visto, è una cosa nuova, è una cosa strana, è comparsa dal nulla, è comparsa, nel nulla ritornerà. Non sanno cosa fare, non la guardano nemmeno, non si preoccupano affatto. Ma poi i marinai calano una scialuppa, due, salgono e cominciano a remare verso riva. E questo somiglia maledettamente a quello che loro, gli aborigeni, erano abituati a fare. E cominciano a pensare, ma questi vengono a prenderci la nostra terra, vengono qui. E a questo punto si spaventano. Eccetera, eccetera, eccetera. Allora, perché ho usato questa storia? Ho usato questa storia perché credo che si possa dire, questo è un aneddoto che è stato molto commentato da storici, antropologi, eccetera, è un aneddoto che sarà vero, non sarà vero, non ci interessa questo, sarà un po' esagerato probabilmente, però ci aiuta a capire una cosa, ci possono essere intorno a noi, a un passo da noi, sotto i nostri occhi, navi straniere, pericoli, cose che avvengono, storie, momenti incombenti, cambiamenti terribili che noi non vediamo. Sono vicinissimi a noi, ma non li vediamo.
e per vederli dobbiamo elaborare, dobbiamo costruire degli elementi che ci aiutino a vedere. Questi elementi che ci aiutino a vedere sono, secondo me, in primo luogo quello che noi chiamiamo più genericamente cultura, ma intendo parlare di cultura storica, di una memoria del luogo, memoria dei luoghi in cui viviamo e della capacità di vedere ciò che accade intorno a noi, di analizzare ciò che accade intorno a noi. Questa è la funzione delle scienze umane, questa è la funzione degli studi umanistici, questa è la funzione della memoria storica, e chi non lo capisce lo pagherà, non individualmente, le società che non lo capiscono lo pagheranno. La seconda metafora che ho usato è quella della peste, e quella della peste l'ho usata partendo dal famosissimo libro di Camus, in cui a un certo punto, si finge che una città, Orano, una città dell'Algeria, Orano, venga improvvisamente afflitta da una malattia. Che malattia è? Non si sa. A un certo punto si capisce che deve essere la peste, ma è una parola che non si può pronunciare. Passa del tempo, via via questa parola comincia a essere sussurrata, intanto le mura della città vengono chiuse, è impossibile uscire, è impossibile entrare. Questa città viene ritagliata dal resto del mondo, succede qualcosa di misterioso, per cui e finalmente la parola peste viene fuori. Ma quando la parola peste viene fuori, quando ormai è chiaro che quella è la peste, quella di cui muoiono tutte le persone, di cui muoiono decine di persone ogni giorno, è veramente la peste, a questo punto, quando questa parola viene pronunciata ad alta voce, tutti si sono già rassegnati, hanno chinato la testa e non combattono più. Allora, in questo libro, che è tutta una gigantesca metafora, come lo stesso Camus ha dichiarato, è la lotta della resistenza europea contro il nazismo, cioè la difficoltà di lottare contro il nazismo. In questo straordinario romanzo, che è tutta una gigantesca metafora, pure svolta narrativamente, c'è una frase molto bella che ho ritagliato e che vi leggo. Essi, gli abitanti di Orano, provavano la sofferenza profonda di tutti i prigionieri e di tutti gli esiliati, quella di vivere con una memoria che non serve a niente. Il momento in cui non sappiamo ribellarci al male che ci opprime o che ci sta per opprimere, la nostra memoria non serve più a niente. Ecco perché ho usato la metafora della peste prendendola da Camus, e come ho poi spiegato meglio in questo capitolo del libro. E infine le rovine. Le rovine, e che cosa intendo per rovine? Intendo le rovine dei terremoti, le rovine delle guerre, le rovine del tempo, come nel caso della rovina che mi ha scritto questa lettera, le rovine che ci circondano, le rovine archeologiche che professionalmente mi interessano, ma non intendo soltanto questo. Intendo anche le rovine del paesaggio intorno a noi, le rovine delle nostre città che si svuotano di abitanti, dei centri storici che divengono centri per shopping, in cui gli abitanti se ne vanno via via per meccanismi molto complessi. In particolare io l'ho analizzato per Venezia, che ha perso 120.000 abitanti negli ultimi 35 anni, 120.000 su 170.000. Cioè, e perde 1.000 abitanti l'anno. Io ho fatto questo mio piccolo libro che si chiama Se Venezia muore, che è uscito in italiano e poi è uscito in svariate altre lingue, ora deve uscire anche in cinese. A ogni lingua che esce, naturalmente escono a vari anni di distanza, ogni volta io, quando mi sottopongono la traduzione da controllare, quella cinese non la controllerò, non sono in grado di farlo, ma quella inglese, tedesca, francese, spagnola sono in grado di controllarla. Ogni volta che me ne hanno dato una, era passato un anno, mettiamo, dall'ultima edizione, e mi sono informato di quanti abitanti aveva Venezia, e ogni volta 1.000 di meno, 1.000 di meno, 1.000 di meno. Fra poco, nel 2020, andrà sotto i 50.000. I nostri paesaggi cementificati, le nostre coste distrutte, da recentissimi dati che ho commentato sul Secolo XIX, il quotidiano di Genova di ieri, o l'altro ieri,
Risulta che al primo posto per la cementificazione delle coste c'è la Calabria, con il 64% delle coste cementificate. La Liguria ci segue da presso col 63%. È una bella gara, vediamo se ci sorpassano. Ecco, queste rovine sono le rovine che creiamo noi. Non sono le rovine del tempo, non sono le rovine dei fondamentalisti islamici a Palmira, sono le rovine di noi stessi che roviniamo, che stiamo commettendo un lungo suicidio, in cui uccidiamo noi stessi, uccidiamo la nostra civiltà, uccidiamo le radici stesse della nostra memoria, ci riduciamo ad avere una memoria storica che gradualmente serve sempre a meno e che rischia di non servire a niente. E allora qui una delle domande, non vorrei essere troppo lungo, una delle domande che uno come me, avendo per mestiere dedicato molto tempo a studiare archeologia, storia dell'arte, storia più in generale, e in particolare alla storia di questa parte del mondo, si domanda: ma a che cosa serve l'archeologia, che cosa serve la memoria dell'archeologia, non all'archeologo professionale? L'archeologo professionale potremmo dire gli serve per prendere lo stipendio, o per prendere perché la insegna, la studia, la insegna, insomma, sostanzialmente serve per sbarcare il lunario, ma questa è una risposta che non ha assolutamente il minimo interesse. A che cosa serve la memoria storica? A cosa serve l'archeologia al cittadino? Serve davvero a qualcosa o non serve a nulla? Che cosa serve la bellezza, per porsi una domanda ancora più generale? E gli usi della bellezza, gli usi politici della bellezza sono molto frequenti, in particolare in questo nostro paese pieno di cose assolutamente meravigliose, ma anche di piccole e grandi infamie. L'uso più comune, l'uso politico più comune della bellezza è la retorica della bellezza, è il continuo ricordare a noi stessi che siamo il paese più bello del mondo, il bel paese, e che abbiamo opere d'arte assolutamente imparagonabili, eccetera, eccetera. E poi c'è tutto questo in un tempo come il nostro, in cui abbiamo l'ossessione dei numeri e delle statistiche, si traduce spesso nella statistica, nella più famosa, in una statistica che viene in continuazione ripetuta: l'Italia ha il tot per cento dei beni culturali del mondo. Io una volta mi sono divertito, credo che sia in uno di questi miei libri, forse quello che Francesco Bevilacqua ha citato per primo, quello che si chiama Paesaggio, Costituzione e Cemento, mi sono divertito a cercare online, perché ormai queste cose si fanno in 5 minuti, delle dichiarazioni dei politici in questo senso, compreso un presidente del Consiglio, cioè Berlusconi. Secondo Berlusconi l'Italia avrebbe il 72%, se ricordo bene, dei beni culturali del mondo. Poi ho preso anche delle dichiarazioni dei politici locali. Allora mettiamo un assessore di Roma che diceva che Roma ha il tot per cento, poi un assessore siciliano, la Sicilia ha il tot per cento, un assessore veneto, il Veneto. Allora ho sommato la somma dei beni culturali del Veneto, e di Roma e del Lazio, soltanto tre. Con la dichiarazione di 3 politici risultava che queste 3 regioni da sole avevano il 122% dei beni culturali della terra. Mi sembra difficile dimostrare una cosa di così. La verità è che queste statistiche non esistono, sono completamente inventate. Ed ecco che, perché io lo dico, per denunciare una balla, una fake news, come oggi si suol dire, ma per dire, no, per dire che questo uso della bellezza è un uso cinico, improprio, che rivela la incapacità di vedere dove la bellezza è. Perché la bellezza non è nei numeri. La bellezza è nell'intensità, la bellezza è nella capillarità, la bellezza è nel fatto che nel nostro paese i beni culturali, le bellezze paesaggistiche sono distribuite sul nostro territorio a piene mani dappertutto, ed è l'insieme
che fa il vero vanto dell'Italia. L'insieme di tutte queste cose in tutto il paese, ma anche regione per regione, valle per valle, zona per zona, l'insieme è più grande della somma delle sue parti, perché l'insieme costituisce la vera bellezza di questo paese. E poi c'è l'altro uso politico della bellezza che si suol fare, che è un uso politico, anche questo, che è quello invece di considerarla come un meccanismo di evasione dalla realtà. La bellezza, il mondo va male, tutto va a rotoli, l'economia non funziona, c'è la crisi, i poveri sono sempre più poveri, i ricchi sono sempre più ricchi, eccetera. Andiamo al museo, guardiamo due quadri e ci consoliamo. Io credo che questo sia un uso della bellezza altrettanto cinico quanto il primo. Io credo che la bellezza, la storia, la memoria debbano servire come macchine per pensare, debbano servire per darci uno stimolo a pensare noi stessi, a pensare alla nostra storia, a pensare alla nostra vita, così come ci è possibile nei momenti di crisi che ciascuno di noi nella vita deve sperimentare, è possibile ricordandosi dei momenti della propria, che so io, giovinezza, infanzia, o della storia della propria famiglia, della propria generazione, eccetera, ripensare a se stessi per ripartire. A questo servono le rovine. Le rovine servono per ripensare se stessi, e questo si può dimostrare perché nella storia europea, nella storia europea in particolare e in quella italiana più che mai, le rovine non sono state il luogo del pianto, sono state il luogo della rinascita. Sono state e dall'osservazione delle rovine dell'impero romano che è nato il Rinascimento. Il Rinascimento nasce come reazione alle rovine e si può dimostrare, in questo libro ne ho dato degli esempi testuali che non vi sto a citare, si può dimostrare che le rovine sono necessarie per ridare, per rilanciare la memoria storica e per rilanciare la creatività individuale e collettiva, partendo dalle rovine, cioè riflettendo su che cosa è stata la storia dietro le nostre spalle per creare la storia davanti a noi, cioè per considerare ciascuno di, perché ciascuno di noi consideri se stesso individualmente e la società di cui fa parte come il perno di un processo storico multisecolare con una sorta di lungimiranza di fronte, la capacità di guardarsi molto indietro per poter guardare molto avanti. Io credo che questa sia anche la fierezza vera o finta, il dire abbiamo una lunga storia, che so io, il dire come comune nel sud Italia di dire non so abbiamo la Magna Grecia. Va benissimo, la Magna Grecia va benissimo, ma se non riusciamo a creare niente, non serve a nulla la Magna Grecia. Dobbiamo partire da quelle, sapere il più che possiamo, pensare il più che possiamo a che cosa può essere stata la Magna Grecia, capire, perché poi ci sono stati secoli di crisi, capire perché c'è stata la crisi economica, capire per quale ragione rispetto ai fiumi descritti dalle fonti dei geografi greci, poi a un certo punto abbiamo le fiumare, eccetera, per quale ragione il disboschimento ha creato queste cose, capire che cosa sulla base della memoria del passato noi possiamo creare ancora oggi. Le rovine sono un deposito di memoria e come essendo un deposito di memoria sono anche una molla di creatività per il futuro. Se le intendiamo così, allora le rovine che mi hanno scritto quella lettera servono ancora a qualcosa. Le rovine come luogo del dubbio, come luogo della memoria. Poi ci sono delle memorie e poi c'è una memoria di un altro tipo, c'è una memoria di qualcosa che potrebbe andare in rovina e dipende da noi se va in rovina o no. Per esempio, la Costituzione. Nella nostra Costituzione ci sono dei principi molto importanti. Le tre parole di questo sottotitolo, cultura, creatività, uguaglianza, hanno un filo che le lega ed è la Costituzione. Perché la Costituzione nel momento in cui fa un progetto di uguaglianza come traguardo,
La Costituzione non dice, la nostra Costituzione non dice ci sarà un momento nel giro di 10 anni o 15 o 20 o di un secolo in cui tutti gli italiani saranno uguali, perché questo non è mai accaduto in nessuna società. Dice però che dobbiamo avere pari dignità sociale. Questo non vuol dire che dobbiamo avere pari reddito, ma pari dignità sociale. Questa pari dignità sociale si costruisce con una serie di strumenti che sono, tanto per dire, il diritto alla salute dell'articolo 32, a cui abbiamo diritto tutti ugualmente. Non c'è una persona, un cittadino italiano o una persona che metta piede in Italia che non abbia il diritto alla salute come tutti gli altri. Il diritto alla cultura dell'articolo 9. Il diritto alla tutela del patrimonio e del paesaggio dell'articolo 9 sono tutte una serie di elementi che nella Costituzione creano un orizzonte che si chiama pari dignità sociale e che porta verso l'uguaglianza. Questo è quello che la nostra Costituzione ci dice. E allora quale può essere l'uso della bellezza? Io vorrei prendere lo spunto da questo libro, visto che Francesco Bevilacqua ha avuto l'imprudenza di portarlo qui per leggervi a proposito degli usi della bellezza, di come la bellezza può essere usata, alcune frasi molto belle di Susan Sontag, che ha scritto nel 2002, io l'avevo conosciuta 2 o 3 anni prima, un saggio molto bello sulla bellezza, in cui dice che la bellezza, in cui comincia col dire che la bellezza è stata per lungo tempo un valore, poi a un certo punto ha perso valore perché si è cominciato a pensare che la bellezza è qualcosa che discrimina, perché c'è chi riserva a se stesso il diritto di dire questo è bello, e quindi a questo punto tutti gli altri sono esclusi, e la bellezza, e si è arrivati fino al punto di sostenere che un'opera d'arte nel momento in cui la chiamiamo bella è già morta. Quindi è meglio dire che una cosa non è bella, che una cosa è interessante. La parola interessante, essendo più neutra, sembra meglio. Il fallimento della nozione di bellezza, scrive Susan Sontag, riflette la perdita di prestigio del giudizio in quanto concepibile come imparziale, oggettivo, non autoreferenziale. Poi però, e questo è il principio del saggio, alla fine del saggio Susan Sontag riflette su quello che è il punto essenziale e che mi è venuto in mente oggi di citare quando eravamo a Santa Maria di Corazzo, perché lì questa straordinaria rovina, che sa persino scrivere le lettere, questa straordinaria rovina si trova in un paesaggio naturale di straordinario fascino e bellezza. E Susan Sontag riflette che la vera bellezza dell'arte deve avere qualcosa a che fare con la vera bellezza della natura. La risposta, ora cito, la risposta alla bellezza nell'arte, la risposta alla bellezza nella natura dipendono l'una dall'altra. Quel che è bello nell'arte ci ricorda la natura in quanto tale, ci richiama alla mente quel che sta oltre l'umano, oltre l'artefatto, e in tal modo stimola e intensifica il senso della diffusione della pienezza della realtà che ci circonda. Se questa intuizione, cioè la continuità, il continuum fra la bellezza della natura e la bellezza dell'arte, se questa intuizione ha qualcosa di vero, essa ha una conseguenza positiva. La bellezza riconquista la propria solidità e inevitabilità, diventa un valore necessario per dare un senso alle nostre energie, ai nostri sentimenti di ammirazione. E le nozioni che hanno usurpato lo spazio del bello, come la nozione di interessante, si rivelano risibili. Provate a immaginare qualcuno che dica quel tramonto è interessante. E mi sembra una frase bellissima, perché dobbiamo avere il coraggio di usare la parola bello e di usare, che vuol dire anche usare la parola brutto, perché implica una responsabilità. Dobbiamo dire quella cosa è bella, quell'altra è brutta, quel condominio mi piace, quell'altro non mi piace, quella periferia è orribile, quel centro storico è bello, quella periferia dovrebbe essere abbattuta, quel centro storico dovrebbe essere preservato. Questo è quello che io credo che quello a cui occorrerebbe educare se stessi riflettendo sulla memoria storica e sulla bellezza. E la creatività.
non è che la creatività di cui abbiamo questo straordinario bisogno. Oggi c'è una retorica dell'innovazione, sembra che tutto quello che è nuovo debba essere necessariamente bello, ma non è così. Il nazismo era nuovo quando fu introdotto, ma non era bello, non era positivo, non ha portato. I campi di sterminio erano una cosa nuova, ma erano belli? Siamo contenti? Dobbiamo essere contenti retrospettivamente. Possono succedere cose nuovissime e pessime. Dobbiamo ogni volta richiamare alla responsabilità morale, che è simultaneamente una responsabilità politica, di giudicare quello che accade e di dire quello che ci piace e quello che non ci piace. Preciso che uso la parola politica, non nel senso di partitico, che in questo contesto non mi interessa neppure definire, ma nel senso originario della parola greca, che vuol dire il discorso fra cittadini all'interno della polis, cioè della comunità. Questo è il significato originario della parola politica. La politica come mestiere, la politica dei partiti, è una perversione, direbbe, anzi ha detto Piero Calamandrei, di cui non voglio occuparmi in questo momento. La creatività è un problema nell'Italia di oggi invece, perché se si parla di innovazione tutti sono contenti, se si parla di creatività tutti tendono a pensare che sia la stessa cosa dell'innovazione, ma è una cosa completamente diversa, perché si può essere creativi riaprendo un mulino, come ci è stato detto prima, facendo funzionare una casa editrice, mandando avanti una un'industria che fabbrica, che so io, lana o qualcosa del genere. In questo libro ho citato un articolo del 2015 di Phelps, che è un premio Nobel per l'economia, il quale scriveva: l'Europa è un continente rimasto senza idee, e citava come esempio l'Italia. Vi leggo un passo di quello che scrive Phelps. Gli italiani trovano del tutto accettabile che la loro economia sia quasi del tutto priva di innovazioni autoctone da 20 anni e sia capace solo di reagire alle forze del mercato globale, come se una nazione non avesse bisogno di dinamismo per essere felice. Perché l'Italia non produce innovazione, ma invece la retorica dell'innovazione? Perché abbiamo smesso di finanziare la ricerca, togliamo sempre soldi alla scuola, togliamo soldi all'università. Diciamo che non c'è un quattrino, diciamo che siamo poveri, intanto abbiamo la terza evasione fiscale del mondo dopo Messico e Turchia, è la prima evasione fiscale d'Europa, non paghiamo decine di miliardi di tasse l'anno, sto parlando di miliardi di euro naturalmente, non di miliardi di lire, nessuno si illuda, e se recuperassimo un ventesimo della nostra evasione fiscale potremmo benissimo permetterci di avere una migliore scuola, migliori ospedali, migliore salute e così via. Allora, rimettere al centro la creatività come rimedio alla stagnazione e alla crisi è oggi più che mai necessario, e la cultura intesa nel senso che ho provato in modo un po' sommario a definire, cioè come la capacità di usare il passato per pensare il presente e costruire il futuro. Questo è quello che noi, io credo che noi dovremmo fare, e questo è l'unico messaggio che riesco a darvi questa sera, facendo parlare ancora una volta la rovina che abbiamo visto poco fa sullo schermo, perché lì oggi ho visto un cartello che ha scritto forse la rovina stessa, visto che scrive lettere non si capisce perché non possa scrivere anche un cartello. Il cartello dice così: è vietato calpestare i sogni. La conoscenza di questa città a un calabrese, a un illustre calabrese che si è fatto strada in Europa e nel mondo, come diceva Francesco, questo premio Calabria Ambiente 2017 a Salvatore Settis per aver dimostrato che la cultura salverà il mondo, e noi ce lo auguriamo.